qua dentro c'è una chiave che per essere duplicata c'è un codice e io l'ho perso e quindi non può essere duplicata. Ciao Vogue, sono Annalisa e questo è In the Bag. Questa per me è la dimensione di borsa perfetta perché è piccola, quindi non ingombrante, ma non troppo piccola, ci stanno dentro tutte le mie cose e soprattutto può essere messa facilmente a tracolla, cosa per me fondamentale. Il telefono. Allora, chiaramente per me il telefono ha un sacco di funzioni, ha ovviamente la funzione lavorativa principale, quindi chiaramente mi chiamano, rispondo, arrivano un sacco di mail, messaggi, eccetera, ok. Ma poi io sul telefono in realtà molto spesso appunto le mie idee per le canzoni. Lo posso fare ovunque, in qualunque situazione, in viaggio, in aereo, e lo faccio continuamente, quindi per me il telefono è fondamentale. Le cuffiette, che io non uso tantissimo per telefonare perché non mi sono ancora molto abituata, però sono fondamentali perché chiaramente ricevo molto spesso magari il mix da provare, il pezzo che è appena stato provinato e quindi diciamo che poter ascoltare ovunque mi trovo con possibilmente una buona qualità il lavoro appena fatto è fondamentale, così sono sempre sul pezzo. Però non sono quelle professionali che si usano in studio grandi, perché chiaramente non stanno nella dimensione di borsa da me preferita. Una matita per le sopracciglia, perché sono la mia ossessione. Io sono ossessionata dal trucco delle sopracciglia, ognuno ha il suo tallone d'Achille, il mio è questo, fa abbastanza ridere. Comunque una cosa divertente che vi posso raccontare, che vi potranno confermare anche le persone che mi seguono da vicino, che le sopracciglia io me le faccio da sola perché purtroppo ho questa malattia. La coperta di Linus. Gli occhiali da sole sono fondamentali per tantissimi motivi, però il più così magari insolito che vi posso raccontare è legato alle prove. Le prove per i concerti, quando si sta facendo il soundcheck e magari stai provando anche le luci che sono belle intense sul palco, e l'occhiale da sole devo dire aiuta molto. E negli ultimi mesi, quando stavo facendo le prove per il mio concerto al Forum, cosa che insomma non vedo l'ora di vivere insieme a voi, ho usato questi occhiali da sole e li userò anche per le prossime date del tour. Qui dentro io ho sempre anche una penna. Durante la scrittura di quest'ultimo disco, al quale come sapete tengo molto, ci sono stati dei momenti in cui si era in fase proprio di chiusura di un pezzo, quindi era già quasi tutto fatto e mancava magari giusto una frase o c'era un'indecisione sul titolo, e l'ho fatto con questa penna. Che pazzesca! Nel mio camerino, prima dei concerti, in tour, eccetera, e io chiedo sempre frutta secca in grande quantità. Sicuramente non l'uvetta, però insomma mando le noci in grande quantità perché va bene tutto, però almeno qualcosa si deve mangiare. Altra cosa da tenere sempre in borsa è un analgesico. Io su Ragazza Sola comunque mi sono sentita molto coinvolta nella fase di scrittura di questo pezzo, e quando succede questo molto spesso, quasi sempre in realtà, poi io ho un attimo in cui devo, come dire, mollare, rilassarmi, e mi passa il mal di testa, mi prendo il mio analgesico di sicurezza e si ricomincia. Un cappellino semplicissimo. Mi serve perché a volte, molto spesso succede, uno non ha il tempo di essere bello preparato, farsi i capelli bene, e per cercare di salvare le apparenze metti su il cappellino, molto semplicemente. Il portafoglio. Però diciamo che le cose simpatiche dei miei portafogli sono sicuramente la dimensione, quindi microscopici. Questo è già un po' troppo grande per i miei gusti, perché chiaramente deve essere inserito nella borsa piccola dove ci sono altre 70 cose. Quindi portafoglio piccolo ma dotato di tutti i comfort, quindi
zona dove inserire le carte, i documenti, perché insomma, poi tra l'altro quando sei sempre in viaggio devi essere pronto a partire in ogni momento, e cerniera fondamentale onde evitare di spargere tutte le monetine dentro la borsa. E alla fine della giornata, se tutto va bene e se non ci si è dimenticati le chiavi, appunto si torna a casa. Perché ho iniziato a raccontarvi delle chiavi in questo modo? Perché io le dimentico sempre. Quindi in realtà spero di tornare a casa, ma molto spesso sono rimasta chiusa fuori, salvata da amici e insomma qualcuno che è andato a recuperare chiavi e cose di questo genere, perché quando uno ha la testa per aria, ci sono un sacco di cose, qualcosa che va storto c'è, bisogna metterlo in conto, e nel mio caso spesso sono le chiavi che vengono perse. Ciao, sono Annalisa, e se volete vedere altri video di Vogue, cliccate qui.